saluta con l'auspicio che l'Umbria sia sempre più votata alle imprese, che sia sempre più business friendly, grazie ad un maggiore impegno delle autorità regionali. Antonio Alunni, presidente di Confindustria Umbria, stende la relazione del proprio mandato in anni complessi, soprattutto a causa dell'emergenza sanitaria, durante l'assemblea al Teatro Lyric di Assisi, in cui sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e in conclusione il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Per Alunni, faticosamente, l'Italia sta ripartendo con la sua vita civile ed economica. Per gli imprenditori, ora più che mai è necessario saper anticipare le decisioni, adottare strategie aziendali adeguate al fine di comprendere e prevedere quali saranno le direzioni nelle quali la globalizzazione economica post-pandemia si strutturerà. La sfida più importante è riuscire a realizzare i progetti. Ecco, questo vale non solo per l'Umbria, vale per l'Italia intera, quindi non mancano a volte i progetti, manca la determinazione nel portarli avanti in tempi brevi. Ecco, il tempo è la variabile sulla quale tutti noi ci dobbiamo concentrare, perché farà la differenza. Di riportare al centro del dibattito il valore della manifattura e dell'industria in modo particolare. L'Italia è un paese industriale, questo va ricordato, va difeso e va promosso. Quindi ricordare a tutti che se l'Italia è un paese tra i più ricchi al mondo, è legato ad una grande tradizione industriale. Questo vale anche per l'Umbria. L'Umbria è una terra di industria, è una terra di manifattura. Le scelte vanno prese con questa consapevolezza di fondo. Vorrei ricordare che non è solo il PNRR la soluzione a tutti i problemi del paese. PNRR è uno degli strumenti che abbiamo a disposizione, ma la riforma della pubblica amministrazione, la riforma delle regole che permetteranno alle nostre aziende di crescere più velocemente e di competere in modo più forte a livello globale, ecco, queste sono cose che sono fuori dal PNR anche, e quindi dipende da una grande volontà politica da un lato e di una grande forza e determinazione della comunità intera e degli imprenditori. Sono lieto di lasciare al mio successore Vincenzo un'associazione forte, un'associazione che ha chiaro quali sono i suoi obiettivi, con associati determinati a fare il loro mestiere, quindi a far crescere le loro aziende e a portare più valore e più ricchezza alla comunità intera. Quindi è un momento importante e l'associazione c'è e ci sarà sempre più. Durante l'assemblea la nomina del nuovo presidente per il prossimo biennio, Vincenzo Briziarelli, dal 2011 presidente delle Fornaci Briziarelli Marciano S.p.A. e del vicepresidente Gianmarco Urbani, amministratore delegato della Urbani Tartufi S.r.l. Gli obiettivi dell'associazione è crescita sostenibile per tutte le imprese dell'Umbria, e la difficoltà che poi noi per cui dovremmo lavorare sarà quella di rendere strutturale questa ripresa. Non deve essere solo figlia di un rimbalzo dato da Covid o altro, ma dobbiamo renderla strutturale. Per riuscire a renderla strutturale non possiamo farcela da soli e abbiamo bisogno di collaborazione anche di altri. E questo farà parte del mio programma, riuscire a proporre perlomeno un patto per l'Umbria, dove con l'associazione Confindustria saranno partecipi anche le altre associazioni, gli enti, l'università, banche e naturalmente le istituzioni, per provare a creare le condizioni ideali per portare avanti questa ripresa. Il debito pubblico sarà alto, quindi dobbiamo portare un PIL alto. Vedo che intorno a noi c'è molto entusiasmo, gli imprenditori hanno voglia di ripartire e quindi adesso bisogna mettersi al lavoro e concretizzare quello che ci siamo detti. Di fronte a nefaste previsioni, l'Umbria ha avuto un'ottima tenuta. Secondo le previsioni, il PIL 2020 si attesterà ad un meno 8,5% contro il meno 9,2% della media paese. Un dato di grande interesse, migliore delle 5 regioni del centro Italia. Lo ha affermato la presidente della regione, Donatella Tesei, nel suo intervento. Sempre a sostanziale consuntivo 2020, secondo Svimez, l'occupazione si è contratta dell'1,4%, vorrei dire solo dell'1,4%, anche se è un dato che comunque sia ci preoccupa sempre. Però questo, vedete, è uno dei migliori dati, anzi il migliore dato in assoluto delle 5 regioni del centro Italia. E se faccio questo termine di paragone, non è un paragone per le altre regioni, ma perché credo che la questione del centro Italia è una delle questioni che dobbiamo affrontare con grande determinazione.
Il centro Italia, le regioni del centro Italia sono la cerniera di questo paese e quando sento parlare di riequilibrio territoriale dico sempre, e continuo a sostenerlo anche insieme ai colleghi governatori delle regioni del centro Italia, che questo paese non può pensare che un riequilibrio possa avvenire soltanto nord e sud. C'è un centro Italia, c'è la fascia appenninica, che è veramente la cerniera di questo paese, quindi non può essere bypassato o trascurato. In conclusione, spazio alle aziende che hanno ricevuto il premio Fedeltà Associativa per i 50 e 75 anni di iscrizione a Confindustria Umbria. In particolare, per i 50 anni di iscrizione ha ricevuto il premio Leogubina Colabeton del gruppo Financo, leader in Italia nel settore della produzione di leganti idraulici e calcestruzzi, SCS, calcestruzzi Sabatini e Crisanti e Fucine Umbre. Per i 75 anni di iscrizione premiate Italmatch Chemicals, Crea Costruzioni e Tintoria Lavanderia Petrini.